Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Trenos, qua affiancato sempre dal carissimo Karen, e siamo tornati ancora una volta direttamente dalla KitKat Break Room in preparazione del secondo game di LEC di oggi. Eh già, la prima partita ci ha stupito, quindi a questo punto occhi aperti sul futuro. Abbiamo visto gli XL riuscire a trionfare contro i Misfits in quello che non era un matchup facile. Non era un matchup facile per gli XL, ma non è diventato un matchup facile per i Misfits nel momento in cui hanno deciso di usare in draft. Ma d'altronde siamo ancora in una fase di campionato che permette di sperimentare. Perdona lo sperimentare, quindi non me la sento neanche di essere così duro con i Misfits. No. È stata un'occasione di apprendimento per loro. Così come per Kryze, che ha provato il dolore di dover giocare weak side top lane per una volta. Un giocatore intorno al quale si drafta spesso, ma... Passiamo a concentrarci invece sui team che stiamo per andare a vedere. Primo di questi, gli SK Gaming, che vedremo affrontare i Vitality, ma voglio un attimo concentrarmi su questi SK. Perché gli SK al momento, 2 vittorie e 3 sconfitte, che cosa ha portato il loro win rate a non essere sul positivo, dal 50% in su al momento nello split? Ci sono state un paio di partite dove Blue si è un pochettino perso, e il suo essere un mid laner troppo aggressivo è una cosa che il team ancora non sembra leggere bene. O che forse... non legge perché tutti vorrebbero essere aggressivi. Quella classica questione con 5 voci da protagonisti, perché pensa a Tinks. Tinks ha giocato Mundo, Tinks ha giocato Ekarim nel suo match di debutto. Tinks è un giocatore che vuole giocare tanto aggressivo, e quindi magari serve capire chi deve essere il carro trainante e chi deve andare un attimo nei vagoni dietro in questo team. Assolutamente d'accordo. E cercare di capire chi sacrificare in un certo momento, in una certa draft, anche contro uno specifico team, perché ogni volta tu devi riadattarti dipendentemente dal team che stai andando ad affrontare. E... Parlando tra l'altro di team che stanno per andare ad affrontare, che sono i Mad Lions e non i Vitality, perdonate il lapsus, abbiamo i Mad Lions. Non è facile come matchup questo, per niente. Esatto. È faticoso a morte per uno svariato numero di motivi. Uno guardava le prime giornate di Armut e Lioia e dicevi: oh no, che cosa è successo a questi Mad Lions? Poi cominciano a recuperare passo dopo passo, cominciano a far capire quanto possono essere forti. Sono pericolosi, tanto pericolosi. Se dobbiamo considerare questi Mad Lions nella totalità come team, è un team diverso da quello dell'anno scorso. È un team che intanto in Armut ha delle fortissime meccaniche sul quadrante superiore, e abbiamo visto il suo Aatrox quanto sia stato determinante per le loro vittorie. Ma l'elemento chiave di questi Mad Lions è Lioia, perché è lui che sta cambiando le carte in tavola per i Mad Lions, che li sta spostando da un early game molto più incentrato sulle aggressioni costanti a un early game dove cercano di controllare la mappa, cercano di giocare intorno ad un patting di farming più intensivo di quello a cui ci avevano abituato i Mad Lions di Shadow. Quindi sono dei Mad Lions che anche loro si stanno finalmente incamminando sulla giusta strada, e che abbiamo visto vincere con il loro nuovo stile. Quindi mi auguro di rivedere quello anche oggi. Possibile, probabile, ma lo scopriremo a breve quando entreremo in draft. E spero di vedere ancora qualcosa di spicy da parte loro, perché sappiamo sempre che Karzy e Kai'Sa si divertono su quella corsia inferiore. Ancora non hanno espresso il massimo del loro potenziale. Penso che queste prime settimane saranno ancora un po' di adattamento sul ok, come vogliamo giocare davvero questa mappa. Senna Wukong è il momento? Fasting Senna e Wukong come carry in corsia inferiore? Perché no? Perché no? Beh, proviamo, signore e signori, perché stiamo per entrare finalmente nella seconda draft di questa serata con gli SK Gaming dal lato blu della draft, un pochino facilitati all'interno della selezione, ma allo stesso tempo, red side, non puoi permetterti di sottovalutare i Mad Lions. Ed eccoci qui, signore e signori, sono abbastanza convinto che in questa 11.2 il lato blu della mappa sia tornato, come giustamente sottolineato, a splendere, ma viene bannata Kai'Sa da quel lato blu, quindi... è un ban particolare, è un ban che tendenzialmente si va a far spiccare, quindi non solo significa che non volevi optare per la corsia inferiore, ma che non vuoi neanche cercare dei power trade. Viene infatti subito rimossa anche Thalia, e Senna purtroppo ci saluta, quindi... Niente Senna Wukong per i Mad Lions. Volevano essere sicuri SK Gaming. Ragazzi, facciamo che la bot lane la troviamo normale, cosa intendi? Banna Senna, sì. Fidati. Sì, sono molto d'accordo. Cosa bannano i Mad Lions? Perché se vanno subito per Thalia, punteranno più a bannare la giungla, banneranno Olaf. Bannano invece Renekton, vogliono mettere a suo agio Armut. I jungler li puoi tradare, ormai l'abbiamo visto. Olaf, per quanto sia uno stato di potere estremo, ha in Pantheon una risposta. Infatti Olaf viene addirittura bannato Blueside. Gli SK Gaming, dicevamo come il Blueside gli desse un vantaggio strategico in draft, ma stanno facendo il lavoro dei loro avversari. Sto chiedendo cosa stanno pensando i Mad Lions, adesso dicono, ci hanno bannato
Olaf. Cosa contro... vogliono far spiccare? Ti viene il dubbio e ti attanaglia un minimo. Infatti i Mad Lions vanno a bannare Gragas. Pantheon Open e a questo punto lo andrei a far spiccare. Invece Twisted Fate decidono di mettere blu in una sua zona di comfort. Voglio vedere come risponde Humanoid, che a questo punto potrebbe andare su Galio Duty, potrebbe andare su Sylas Duty, potrebbe andare su Nocturne Duty. Quello sarebbe molto coraggioso, sarebbe molto più aggressivo dello stile che abbiamo visto finora. E sarebbe una scommessa grossa testare per i Mad Lions, quando qua potrebbero essere facili punti e mi sa che andranno per una composizione martello. E per chi fosse meno pratico, per me la composizione martello è una cosa semplice che funziona. Tutti hanno un martello in casa, tutti sanno usare un martello. Anche i Mad Lions sanno usare un martello. Sì, e Azir è un campione che abbiamo visto trionfare su quella corsia centrale nella partita precedente. Lioia inoltre riesce a mettere le mani su Udyr, che forse anche più di Pantheon è un power pick per la giungla al momento da non sottovalutare. Quindi va bene così. Nonostante sia nato ufficialmente il meme di Iudir, l'Udyr europeo, l'Udyr che non ha performato benissimo nelle prime giornate di campionato, è un Udyr che nella 11.2 si fa forte di un Camp Tank tutto rinnovato. Abbiamo Nidalee come risposta. Ecco, Nidalee per Tinks è molto audace e a questo punto obbliga Jennax a qualcosa che possa abilitare dei lockdown veloci, quindi Camille, quindi Volibear addirittura se vuoi una frontline. Selezionare Volibear contro Azir e Udyr piangeresti davvero. Lo so. Perché sai che il tuo avversario continuerà a kitarti e un altro ti può disingaggiare con un tasto. Quello è Pantheon top? Quello è Pantheon top. Beh, quello effettivamente è un campione con dei controlli molto facili da mettere giù. Quindi beh, sì, è un tasto. Se ti serve uno stordimento immediato tramite danno fisico, lo puoi fare tranquillamente con Pantheon. Ok. Scelta interessante questa da parte di SK Gaming. Sappiamo che Jennax riesce sempre a splendere su questi pick un pochino più aggressivi. Vediamo se sarà anche questo il caso. Arriva Rell! Oh, finalmente i team cominciano a fidarsi un po' di Rell, anche alla cieca. E iniziano a fidarsi di Kaiser, in questo caso i Mad Lions. Kaiser penso che sia il supporto competitivo che ha più spammato Rell dal day 1 di tutti quanti. Lui adora i campioni nuovi in generale. E adora i campioni aggressivi in grado di creare tanto playmaking. Quindi sì, Rell penso sia fatta apposta per lui. Quindi abbiamo Rell Udyr, una combinazione di controlli e di accesso alla backline in grado di correre all'impazzata. Viene rimosso l'atroce Aatrox di Armut e ci saluta anche Vayne. Quindi Karzi a questo punto non c'è Vayne, non c'è Kai'Sa. Che cosa vuole giocare che ha paura di quei pick? Opzione... Qualcosa che può evitare lockdown pesanti. Xayah, Sivir, Tristana? Tristana contro quella team comp non sarei un grandissimo fan. Ma Tristana Rell? Tristana Rell però, mamma, terrificante. Viene banato Thresh. Oh mamma. Thresh è uno dei principali counter di Tristana, quindi c'è ancora quell'opzione. Ma sappiamo che Thresh è uno dei principali counter di Rell, quindi in realtà no. Non stanno abilitando Tristana, stanno semplicemente mettendo a proprio agio Kaiser. Altro ban per la top lane, considerato Aatrox, mi viene a pensare che cercheranno di tenere un minimo sotto controllo Armut e almeno metterlo in difficoltà, visto che si troverà contro Pantheon. Sì, ma viene bannata Samira, perché comunque era un'opzione validissima di fianco a Rell. Stanno cercando di tenere a bada Karzi. E non so se sia possibile in questo meta, ci sono veramente tanti tiratori disponibili. Sai che piccherei top lane adesso? Così che sì, puoi scegliere counter piccandola di carry. Anche perché salvo non sia Nidalee bot o Twisted Fate bot, infatti arriva Ornn. È assolutamente la cosa più saggia da fare. E inoltre picchi weak side top, quindi non devi neanche preoccuparti di giocare quella corsia. Hai appena messo da parte mezza mappa e dici è Ornn, deve fare il suo, deve farmare neanche troppo, deve assicurarsi di non perdere esperienza dai minion. Sai qual è l'arma di Ornn? Un martello. Guarda quella composizione. È una comp. Quella. Quella cosa? È la bottom lane con Kalista e Jarvan. Quello seriamente? Potrebbe essere il leggendario Jarvan a Picoreano. Oh, questo sarebbe grosso dagli SK. Questo mi piace un sacco. L'idea che possa effettivamente arrivare Jarvan support. Il facepalm di Kaiser lì dietro penso che sia l'indicazione perfetta. Ed è Tristana. L'hai chiamata. Oh, ok, ambo i lati. Voi non lo state vedendo, ma c'è Kerren che sta dabbando durissimo.
Questa è una draft veramente tanto divertente e interessante e concordo con l'ambo i lati. Abbiamo SK Gaming con Pantheon Top e Jarvan Support. Non sappiamo se sarà Jarvan AP o Jarvan Tank. Dall'altro lato arriva Tristana per Karzi, perché sembrava davvero essere l'unica opzione. Avevi bisogno di scaling sulla corsia inferiore e Kalista chiamava ancora più a gran voce quello scaling, perché adesso tu guardi la draft degli SK Gaming e sai benissimo che se fallisce l'early game, quella draft fallisce la partita. Proprio implode su se stessa. Mamma! Ok! Sono veramente curioso di vedere che cosa succederà a bot side. Quella combo Kalista-Jarvan. Jarvan, allora, perché Jarvan si fa AP? Avete mai visto uno streaming del più grande coach europeo? Fieric? Siete stati mai swag flaggati da un giavellotto di Jarvan AP, da uno standardo di Jarvan AP? È mezza vita che se ne va. Fa male. Non proprio divertente, ma signore e signori, è il momento di scoprire se funziona anche qua in Europa. Entriamo direttamente sulla land degli evocatori con una spicy draft ambo i lati, SK Gaming contro Mad Lions. Vantaggio del mago ladro, evocazione di Eri. Ladies and gentlemen, Triz presenta Jarvan AP in Europa. Wow, essere uscito di TSM gli ha fatto proprio bene. Sì, concordo in pieno. Dobbio un elfo libero. Vediamo come si vanno a disporre. Eccolo lì, eccolo lì. Subito, fastidioso. È arrivato il giavellotto AP, aeri e poi anche il bruciare. Ah, mana flow band oltretutto. Jarvan è mana flow band. Sì, vuoi spammare più standardi. Continuo a dire lance nella mia testa. Sì, perché devo fermarmi. È uno standardo attaccato alla lancia. Quindi lui lancia la lancia con lo standardo per poi lanciare la lancia sulla lancia con lo standardo, così che si lanci sullo standardo con la lancia. È una situazione un po' complicata. Lancia il tempo che trova, sì, esatto. Vediamo che cosa succede sulla corsia inferiore, perché a questo punto queste sono due bottom lane davvero inedite per lo scenario europeo. Blu nel frattempo ne approfitta per un po' di spam e il... L'Azir da pioggia di lame da parte di Humanoid è qualcosa che renderebbe molto felice Noodles in questo momento, perché lui è sempre stato un po' il profeta dell'Azir da pioggia di lame. Se vuoi giocare un Azir aggressivo, ho una domanda. Sì. Da l'evocazione di Eri dà uno scudo nel momento in cui non fa danno? L'evocazione di Eri di Jarvan con la E ha dato uno scudo a Nidalee. Sì, perché tu stai effettivamente potenziando un alleato, immagino. Stai utilizzando un'abilità su un alleato, quindi è più o meno lo stesso funzionamento del vecchio Zilean, che velocizzando gli alleati ti dava velocità con movimento. Aeri e quindi proccava l'incensiere ardente. Sì, ma lì era una spell diretta, dico, ancora comprensibile. Una spell ad area è così strano a vedere. Non sono abituato, proprio chiedo perché sono ignorante. Sì, è un matchup che non conosco benissimo, quindi evidentemente l'abbiamo visto succedere, è così. Kaiser però posizione aggressiva. Livello 2, subito aggressivi nei confronti del povero Hesu. Arriva l'Exhaust, il flag and drag purtroppo non è ancora pronto. Aspetta, Kaiser sta rischiando grosso, un ultimo colpo, Trizza di seguimento, non c'è più la cura, Trizza ringrazia. Non ci credo. Bella, primo sangue e livello 2 e arriva pure il knock up sul povero Kaiser. Hesu giustamente va a ringaggiare, 1, 2, 3 lance, arriva la quarta, c'è il rallentamento, disingaggia con la W, il first blood finisce in mano a Jarvan AP support. Potrebbe essere Grumstone Jarvan. No, dai, non può funzionare. No. Vediamo un attimo di nuovo tutto, perché qui i Mad Lions, letta l'esperienza, letto il vantaggio verso il livello 2, flashano in faccia a Hesu, portano anche Karzi con la carica esplosiva che però non riescono a proccare correttamente. Quello è stato il problema, perché con il proc della carica esplosiva al max della carica avrebbero resettato il salto razzo di Tristana e Tristana non si è salvata per quello. Che disastro. Che disastro questo da parte dei Mad Lions. Erano quasi 1000 gold, infatti sono rimasti 900-800 gold di differenza. E comunque è tutta un'ondata da farmare adesso quella per Hesu. E topside, Jenax sta anche picchiando Armut ad un range che non pensavo fosse legale per non prendere colpi dalla torre, però evidentemente lo è. Quindi Jenax è anche un grande conoscitore di questo Pantheon top. Che tra l'altro sono curioso di vedere come deciderà di utilizzare, perché contro Ornn potrebbe addirittura essere Pantheon da Eclissi. Possibile, probabile. Il Gold Drinker sì, ti permetterebbe di stare in fight più a lungo, ma non penso che sia strettamente necessario. Ah, c'è visione. Blu subito, infatti, cammina indietro. Ed effettivamente oggi è venerdì, quindi oltre a visione c'è anche Vanda stasera. Però quella è un'altra questione, un promemoria per me.
Triz va a rimuovere visione, ma sta rischiando. E infatti decide di lasciare il lume. Sta rischiando lui o sta rischiando qualcun altro? Perché Kaiser adesso viene nocappato. Scudo immediato. Guarda quanti HP che volano. Oh mamma. Quella lane è davvero difficile da gestire, perché è una lane che punta alla dominazione di corsia. Kalista, il suo early game, l'aver trovato risorse nelle fasi iniziali, l'aver bloccato il tentativo di ingaggio avversario. Questi sono tutti fattori che portano gli SK Gaming ad avere mezza mappa a loro favore. E se consideri che l'altra mezza mappa sono stati i Mad Lions a cederla a favore degli avversari, draftando weak side, allora l'early game dei Mad Lions si complica e di tanto. Infatti vedi 1300 gold e c'è stata una singola uccisione. È così assurda come situazione. È così dannatamente assurda. Triz continua a cercare di dare fastidio agli avversari. Cercano di piazzare visione. Quello è un bel trick per piazzare visione a lunga gittata, quando ci si spiaccica sul muro praticamente per sovrapporre i vari hitbox. Ma alla viene fine prontamente rimossa. Alla fine Gold Drinker Pantheon. Potrebbe essere spezzapassi Pantheon. No, ragazzi, non lo sarà. No, non fatelo più che altro. Cioè, potrebbe esserlo, ma non fatelo. Non avrebbe troppo senso. Things topside, vogliono ingaggiare su Armut? Sarebbe un facile engage. Bella testata difensiva. È sempre una delle cose migliori di Ornn, che lei parte, a prescindere. Sì, è come il salto di Tristana. Però è su un tank. Continua dalla distanza, Triz a dare fastidio. Abbiamo semplicemente un'armatura, immagino, per le piastre d'acciaio. Stavo per dire di nuovo calzari del ninja. Alcune cose non le ho superate neanche io. Io sono riuscito a superare quello della Protobelt, sai come? Perché prima la Protobelt era un prototipo, adesso esatto. È la versione completa. Esatto. Perché dà velocità in movimento. Un po' troppo in questa patch. Comunque, Blu aggredito di nuovo da parte di Humanoid. Vediamo che la pioggia di rame sta permettendo ad Azir di avere un'ottima pressione di corsia. E qual è la differenza tra la pioggia di rame e la cometa arcana? Che la pioggia di rame, anche in teamfight, picchia duro. Sempre pericolosa. È una delle scelte flessibili, quella di Azir. Topside, Armut finalmente ottiene livello 6. Lo stesso anche per Ilioia. È una situazione complicata per i Mad Lions, perché stanno cercando un po' di capire dove vogliono andare a parare. Vediamo comunque Humanoid continuare a premere. Parlando il dove andare a parare, questo perno sembra uno dei più interessanti. Stanno rispondendo bene a livello di visione gli SK Gaming. Questo è un fattore che forse abbiamo visto un po' trascurato nella partita di prima. È stata una partita molto caotica, con pochi lumi chiave. Mentre qui gli SK, vuoi anche per l'impossibilità di face checkare data da Jarvan, che comunque metterà giavellotti di qua e di là, e tra l'altro con i calzari della cume di Ionia, grazie a quella velocità d'abilità, ne potrà piazzare ancora di più. È una situazione scomoda, perché i Mad Lions vorrebbero comunque stallare e farmare. Gli SK Gaming hanno la mano vincente in queste fasi iniziali. Sanno che hanno le risorse per premere. Mi chiedo come vogliono utilizzare però Twisted Fate. Potresti provare a aggredire bot side appena tornato in base blu. Ha anche preso i Lucidity, gli Ionian. Decide di no, però perderebbe troppo farm in corsia centrale, mi sa. E abbiamo un Nidalee che starta con il codice del diavolo, quindi anche lì sono abbastanza incuriosito dei vari e possibili output. Occhio Triz! Bel knock-up qua! Arriva finalmente il destino di Twisted Fate! Bene sì, proprio sulla testa del povero Karzi! Kaiser non ha via di scampo. Facile preda, immobile, troppo lenta quella rel! SK Gaming! Che bella idea contro i Mad Lions! E Triz è stato incredibile, il flash durante il flag and drag, riuscire a riposizionarsi. Twisted Fate che arriva alla stittare Karzi, però non importa perché l'altra kill va in mano a Yesu e finalmente utilizzano anche Twisted Fate. Non solo, ne abbiamo appena parlato. Topside i Mad Lions hanno draftato Losing Side, di conseguenza vedere questa pressione bot non significa perdere pressione top. E gli SK Gaming trovano due kill, trovano anche il messaggero della Landa. L'unica cosa che stai concedendo ai Mad Lions è lasciar farmare Azir. Azir richiede molto più del farm. Ha bisogno di tre oggetti interi prima di fare la differenza per davvero. Guarda che meraviglia, Triz. Veramente, con gli ultimi istanti del giavellotto disponibili, trova il knock-up col flash su Karzi. Assurdo, veramente assurdo. È stato strano vedere Karzi saltare in avanti nonostante tutto. Decide di ingaggiare. E secondo me il punto è il piccolo rallentamento che la zona di atterraggio del salto razzo di Tristana va ad applicare. Perché su Kalista rimuovere velocità di movimento significa anche rimuovere DPS, data il funzionamento della sua passiva. E infatti abbiamo visto Yesu perdere DPS a un certo punto su quella Tristana.
non poteva fare altro con il destino sulla sua testa, perché Twisted Fate l'avrebbe inseguita. Quindi provi almeno il trade diretto sull'ADC nemico. Il contentino proprio. Sì. 2000 gol di vantaggio. Sarei così curioso di sapere quanti soldi ci sono in differenza. Principalmente saranno su bot lane e mid lane, visto che ha partecipato a un kill e un ass, una kill e un assist blu. Sì, considera che blu ha la sua passiva, quindi anche non partecipando ci saremmo aspettati lì anche una differenza in gold. E per quanto Humanoid stia continuando a farmare, non sta continuando ad outfarmare, o meglio, ha più farm del suo avversario, ma non si estende quella differenza. È data semplicemente dalla posizione delle ondate e chi decide di resettare per primo e chi per secondo. Mm-mm. Ha anche preso una placcatura Humanoid, quindi al massimo c'è un leggero divario, ma 100 gold non sono quelli che ti vincono il game. Anche perché nel frattempo vediamo Jarvan che sta andando proprio per una build canonica, quella con Clessidra di Zonia. Decide per adesso di non rivelare ulteriori opzioni, anche se con lo start di Clessidra di Zonia la Grumstone è un'opzione possibile per lui a questo punto. Ci metterebbe un bel po' però ad arrivarci, eh? Con il vantaggio che stanno prendendo botside, perché no? La questione di Jarvan da Grumstone è che se dovesse prendere piede nella 11.2, non oso immaginare nella prossima patch. Sta arrivando Twisted Fate, blu che subito decide di lasciar perdere appena vede Kaiser in zona. Però Kaiser è in zona, questo significa che botside è free real estate per gli SK Gaming. Ci metterà tanto quella rella a tornare dall'altro lato della mappa e infatti vediamo Jarvan e Kai'Sa immediatamente andare sulle placcature. Arriva lo stendardo De Maciano che dà velocità d'attacco a Kai'Sa e anche questa è una sinergia di cui dobbiamo discutere. Perché stendardo uguale più DPS uguale più botte da parte di Kalista. Una cosa più strana in assoluto da vedere in Europa. Non mi sarei aspettato Jarvan AP in Europa. E quella, tra l'altro, come ti dicevo, ero curioso di vedere la traduzione dello start sul codice del diavolo. Sarà Nidali da dolore di Liandry. Ti prego, io non flashare. Driz, ok. Standard offensivo addirittura. Ha il cataclisma, bisogna stare attenti in ogni caso. Se flashi per andare aggressivo su un Jarvan e c'è il cataclisma e c'è la suprema di Kalista disponibile, sei morto. Oh no, Karzi. Karzi è morto. Karzi è morto. Karzi, sì, è verosimilmente... Karzi è verosimilmente morto. Morto. Vivo, oh, vivo, Karzi è vivo. Come è vivo? Detto. Perché è vivo? Perché come... adesso arriva Triz e sì, Karzi è morto. L'abbiamo detto che era morto. È morto, era è morto. Giustamente è morto. Sono particolarmente confuso. È stato interrotto il teletrasporto di Genax in tutto ciò. Almeno quello. Sta Humanoid. Arrivando Humanoid. Triz con il cronografo che evita la scorta imperiale. Finalmente arriva blu e si rende conto. Potremmo inseguire. Ragazzi, facciamoci la torre. Abbiamo il messaggero. In tutto questo, sì. Vuoi semplicemente dare il primo mattone alla tua bottom lane. Ma Kaiser e Delioia hanno opinioni differenti in merito. Decide comunque di resettare Triz. Ha sprecato tante risorse. E quindi sì, per adesso non sarà a torre. Scelta curiosa. Era un primo mattone abbastanza facile da prendere. Sì, non volevano rischiare, perché considera che Triz aveva letteralmente sprecato tutto tranne il flash. Completato adesso il dolore di Liandry da parte di Nidali, che deve evocare il messaggero all'interno della sua base, che diventerà quindi un teletrasportabile evidentemente minion lungo la corsia. Ne approfitta Lioia, almeno prende un drago e almeno tengono alta la pressione su quell'aspetto di gioco, perché per il resto la partita sta facilmente scivolando dalle dita dei Mad Lions. Sottolineiamo un aspetto di gioco. Gli SK hanno draftato early to mid, i Mad Lions hanno draftato mid to late. Quindi è normale per le due composizioni che i Mad Lions perdano vantaggio in questa fase. Il punto è che adesso gli SK devono cercare di snowballare questo vantaggio, altrimenti i Mad Lions li outscalano. Per ora sembra tutto funzionare. Mamma. Guarda quei giavellotti quanto sono molesti dalla distanza. Mamma. Addirittura teletrasporto. Sì, devi evitare che venga conquistata la struttura ora, perché se no snowballano troppo pesantemente. È troppo pericolosa come scommessa. Stalla la partita il più a lungo possibile. Hai anche i draghi di vantaggio, quindi puntare allo scaling per i Mad Lions è una situazione ancora più plausibile. Chi perde carretto? Ah, Genax non perderà il carretto? Lo perde? Guardalo, basta il HP. Avrebbe potuto ultare per prenderlo. Niente, l'ha perso. Questa è una cosa che mi tilta troppo del nuovo sistema di bersagliamento dei minion. Perché... Beh dai, 2 anni. Sì, rispetto a quello vecchio. Rispetto a quello vecchio era molto più facile prevedere l'aggro del carretto e quindi era molto più facile fare wave management, anche in competitivo. Da quando hanno ribilanciato la gestione dell'aggro e hanno messo il carretto su totalmente random... È appunto totalmente random la cosa. Differenze in oro. Topside mi sarei aspettato un pochino di più. Ok che Pantheon ha investito tempo in giro per la mappa, ha anche investito su teletrasporto per provare a unirsi botside. E che non ti aspetteresti una losing lane non perdere di così tanto.
E mi trovi d'accordo, ti dirò, perché parlavamo appunto dei Mad Lions che vogliono stallare e scalare. Nonostante l'early game esplosivo degli SK Gaming, questi Mad Lions ogni secondo che passa su quel tabellone diventano più inquietanti. Crimson Shieldbow, Immortal Shieldbow da parte di Hesu. Quindi decidi di andare per l'opzione del sustain normale per quanto riguarda una Kalista. Sì. Probabilmente lo vedremo anche più spesso questo oggetto nella prossima patch, essendo buffato. Messaggero, giustamente gli SK preso il primo, si prenderanno anche il secondo con il vantaggio di priorità che riescono a ottenere facilmente. Anche perché Tinks adesso con il dolore di Liandry lavora anche bene sugli obiettivi, riesce a trovare in solitaria tanti danni percentuali, riesce comunque a muoversi anche abbastanza bene grazie alla velocità d'abilità data da quell'oggetto. Lui aggredito da Humanoid, c'è la cavalleria su quella corsia centrale, hanno bisogno di qualche perno per dire di poter rientrare in partita i Mad Lions e Tinks non sembra essere d'accordo. Neanche Dritz sembra essere d'accordo con quella clessidra di Zonia, tra l'altro. L'utilizzo che ha fatto della Stasi in quell'azione botside è quello che ha veramente messo la ciliegina sulla torta. SK Gaming stanno provando a baitare attorno a blu, ma i Mad Lions per ora giocano più sicuri, si rendono conto che devono scalare. Non ha senso aggredire, cioè per i Mad Lions stare passivi e aspettare le ondate è la scelta più sensata. Riconosci la tua win condition e poi Karthi si espone un sacco. Per fortuna il salto razzo. Qui abbiamo visto di nuovo l'evocazione di Eri e la velocità d'attacco, quando viene ottenuta senza che lo standard danneggi qualcuno, va a scudare gli alleati. Adesso però davvero abbiamo bisogno di Grumson in questo caso? È una possibilità, in Corea la si fa, non era una cosa totalmente nata dal nulla, non era il mio... Mad Scientist Karen che si crea idee in testa. Esatto. Armut comunque continua a premere topside, continua a pulire in fretta queste ondate. E tra l'altro in 11.2 vedere l'Egida del Sole è un oggetto un po' particolare, è un oggetto che ha una statline più generosa anche a livello di danno rispetto agli altri due oggetti da Tizzone di Bami, ma costa di più. Quindi è un Ornn che gioca weak side ma investendo tanto. Occhio Inks. Mid. Tanti danni subiti, ma immediatamente a curarsi. Messaggero alla landa per la corsia centrale. Vogliono sbloccare la mappa, devono snowballare gli SK. Questa è un'ottima scelta. Però è una corsia molto in salute. Quindi è una cannonata di cristallo che non fa neanche da deterrente per un drago. È un'ottima scelta, ma sarebbe stata sbagliato. Sarebbe stato meglio accompagnarlo. Cioè, è un'ottima scelta se ci fosse stato un follow up su quella scelta. Evocare il messaggero solo perché va evocato. Considera che il primo botside non ti ha permesso di prendere la torre. E lì il teletrasporto. Oh, Humanoid, quanto stai rischiando? Arriva Cataclisma, scorta imperiale. Viene subito richiamato Jarvan con i destini di Twisted Fate. Mi sa che Lioia ci cade. Costretto subito a flashare via Lioia, giusto prima del drago. Arriva lo stordimento su Kaiser, viene prontamente curato. Evocazione, Dio della Forgia. Il knock-up c'è e arriva proprio su Hesu. Ma non è così in pericolo. Con la Zonia Tritz prende un sacco di tempo e Armut cade! A furia di lance, Armut è caduto. Sarà torre. Ci hanno messo un po', ma alla fine ce l'hanno fatta. Tritz non ne voleva sapere di lasciare i Mad Lions liberi di vivere. Ingaggio dopo ingaggio, questo magico supporto. Questo Jarvan Mago, che è una cosa che tra l'altro guai a dire a Demacia, perché altrimenti finisce male, sta facendo spettacolo. Già, perché a Demacia nessuno è un mago. Garen non evoca una spada magica dal cielo. È la sua forza di volontà. E lì la giustificano con la questione degli aspetti. L'hanno giustificata dicendo ma è la benedizione dell'aspetto della giustizia, non è magia. Ah, l'aspetto della giustizia è magia. Celestiale oltretutto, quindi tra le più potenti del mondo, ma poco importa. Karthi topside, alla fine sì, hanno perso tanto qui i Mad Lions perché hanno ceduto la torre mid, hanno ceduto il drago agli avversari, hanno ceduto uccisioni. È una situazione abbastanza pessima perché non stanno più bloccando l'avanzata degli SK. Per qualche minuto c'erano riusciti, per 4 minuti, che sono anche tanti in questa fase di gioco, avevano impedito agli SK di far fruttare quello che avevano trovato in early game. Ma intanto è confermata la Grumstone per Jarvan, quelli sono gli specchi di vetro di Bendel. Quindi sì, sarà un Jarvan molto supportivo quello e abbiamo un nuovo supporto da utilità sulla landa, signori, e Jarvan. Beh, che dire. Pieric ancora una volta aveva ragione. Te l'ho detto, è il miglior coach d'Europa, solo che la gente non ci crede. Non lo accetta. No, infatti, non vogliono vedere la verità. Sai cosa è? Che guardi una persona e lo vedi a Silver e lo critichi per quello. Ragazzi, non giudicate te per l'elo. Mai. Nudo, perché... se è Silver e lavora per i G2.
Io per fortuna sono riuscito a tornare dall'inizio di questa stagione in Challenger, quindi non so come ci si senta così in basso. Ho avuto un po' di alti e bassi sul Grandmaster perché ho avuto un po' di problemi quando c'è stato il rework dell'Elo. Ho iniziato a prendere pochissimi LP, ma sono bastate quelle classiche 8-9 vittorie al giorno per risalire in fretta. Detto questo, sulla corsia centrale continuano a premere i Mad Lions e Triz sembra essere personale ormai la cosa nei suoi confronti. Eh beh, sono arrabbiati. Ci stai facendo perdere. Sì, ma è disingaggio. Ciao. E anche questo facile con Jarvan. Il Jarvan da potere magico, continuiamo a spiegare questo campione perché l'abbiamo visto veramente poco in Europa. Ha tantissima velocità d'abilità. E grazie al buff ai calzari dell'acume di Ionia ne avrà ancora di più. Questo significa che gli ingaggi e i disingaggi sono costanti. Skye si spostano topside. Giustamente, Triz, figliolo, non fare male al Baron, ti vuole bene per ora. Era l'unica cosa che non aveva ancora picchiato nella metà campo avversaria, quindi gli sembrava giusto asserire un po' di dominazione su quel lato di mappa. Perdono la torre bot, però, gli Skye, e questo continua a mettere il matchup Pantheon contro Ornn in una luce sempre più negativa, perché vedere Pantheon perdere la torre contro un Ornn che lo sta... non outfarmando, però outlivellando. Avevamo visto Armut ottenere il livello 13 mezzo livello prima di Jainax. In game è veramente strano. E può prendere una direzione ancora più strana se viene lasciato perdere da parte di Skye Gaming. Cosa intendo? Se lasci scalare i Mad Lions, ti infili in un grosso grosso guaio. Sottoscrivo al 100%. E per ora sta succedendo. Sì, uno guarda il tabellone e dice 4300 gold di vantaggio degli SK, è pericoloso per i Mad Lions. Però poi i Mad Lions hanno due draghi. Questo però è buono, vanno a prendere la struttura. E ma anche la mid lane. E quindi sì, i Mad Lions stanno tenendo l'attenzione alta, stanno riuscendo a mantenere il ritmo di partita. I Mad Lions checkano il gambetto dei loro avversari e per adesso non ne vogliono sapere di cedere la partita senza combattere. Mi piace. Il che rende la partita non solo interessante in draft, ma adesso anche in esecuzione. Oh Azir, oh Humanoid. C'è il destino. Però Twisted Fate è giustamente 3-2-1. Bella purificazione da parte sua. Bel flash da parte di Jarvan. Scorta imperiale fantastica. Viene subito salvato prontamente. Cercheranno anche rigaggio? No, lasciano perdere. Dimenticavo il piccolo fattore che siamo ancora in 11.2. Di conseguenza la cintura a razzo ti dà il 30% di velocità di movimento Jainax per 2 secondi. Viene ingaggiato? L'uomo primo assorbimento. Arriva il secondo. Jainax non ha modo di fuggire, ha soltanto il flash, arriverà la cavalleria finalmente. I colpi di Tristana basteranno. Vocazione del dio della forgia, purtroppo non c'è knock-up con Triz che prende un sacco di tempo. Bellissimo ingaggio da parte di Kaiser, si lancia in avanti Karsi, subito subisce l'exhaust, però infatti Hesu, 1-2 colpi di lancia, lo rimandano subito a casa. Mad Lions che corrono via con la coda tra le gambe. È stato un bel fight da parte dei Mad Lions, ma ancora gli SK hanno vantaggio. Ancora gli SK possono permettersi di scambiare a loro vantaggio, specie considerando che le prime uccisioni sono arrivate su un inserimento con il destino da parte di Twisted Fate. Kaiser ci stava davvero provando a fare l'uomo partita e quella per adesso è una rel che non ha oggetti. Quindi quando quella rel inizia ad accumulare un pochettino di più, dalle anche solo un medaglione dei solari di ferro e quella è una rel che è in penna. Inoltre, Rell non prende immediatamente l'oggetto mitico, vuole la corazza dell'uomo morto perché è così sinergica con il suo kit che vale molto più dell'oggetto mitico stesso. E Humanoid aveva provato a salvarsi. Come dicevamo, questa è ancora la cintura a razzo della 11.2. E Triz continua con questi ingaggi. Provano a portarlo fuori dal cataclisma con la scorta imperiale, ma grazie alla suprema di Kalista, quello è un Jarvan difficile da ingaggiare. L'ingaggio su Jainax sottoscrive però non una felice performance da parte del top laner degli SK. Per adesso unico vero neo della loro composizione. Tristana ha utilizzato la Supremo, ho visto un pinguino gigante volare. Sì. Ecco com'è morto, perché comunque è morto con tanto danno che è arrivato da tanta distanza. E Karsi il posizionamento non è stato neanche dei migliori qui, perché poteva giocare verso la sua giungla, decide di giocare verso la corsia dove c'erano più risorse per gli SK. Oculando meglio il posizionamento, i Mad Lions possono cercare di replicare questo fight con risultati di gran lunga migliori. 4500 gol di vantaggio. Gli SK sempre su quella solida cifra. Rimane immobile. Prima erano 2005 e adesso sono 4005. 5 minuti così, che passano. Almeno i due draghi della montagna fanno pensare bene agli SK perché ora sono molto più resistenti di prima e possono diventarlo ancora di più per i minuti successivi. Però devi cominciare a trovare una soluzione per chiudere. Azir ha due oggetti. E mezzo. E il mitico è potenziato. Esatto, il mio e mezzo era per quello, perché abbiamo già il lamento di Liandry.
abbiamo già quel potentissimo Spike con tutto quel potere magico, ma soprattutto uno degli elementi chiave del fatto che adesso non ci sia più un K alla velocità d'abilità è che quando Ornn va a potenziare gli oggetti che hanno quella statistica, potenzia anche quella statistica. Quindi per Azir, che si porta inoltre sul velo della Banshee, o quantomeno sull'intermedio per adesso. 9.000, 8.000. Però c'è il lume di controllo, questo è un rischio. È un grosso rischio, infatti non comprendo per quale motivo lo stiano correndo. E Lioia che sta rischiando, viene prontamente stordito. 2000 HP rimasti, si lancia davanti Rell. Lioia deve flashare, no, non è nemmeno necessario. 1500 HP e lo smite fight viene vinto da parte di Nidalee. Si lancia davanti ancora una volta Tristana, ma Hesu subito lo abbatte prontamente. Armut molto in ritardo, e ancora una volta la sua suprema non fa la differenza. Scorta imperiale, no cap per andare a bloccare Azir. Armut sta rischiando, flash in avanti e stordimento da parte di Genax che finalmente rimedia. Armut ancora a furia di lancia e cadrà per mano di Hesu. E Lioia sta per essere ucciso dal destino di Twisted Fate, che ha inseguito ma è fuggito via per un soffio. Ma aspetta, Patton, perché arriva la suprema, voglio tagliargli le vie di fuga, però alla fine richiama lì sotto torre, quindi è al sicuro. Una bella suprema da parte di Genax, una bella idea che però si esaurisce in un nulla al momento, in un nulla sull'uccisione di Udyr, perché sul resto della mappa gli SK Gaming hanno preso il barone, hanno preso le uccisioni, hanno preso le strutture, hanno preso tutto. Questo è il momento che gli SK stavano aspettando dall'inizio del game. E purtroppo mi sento di nuovo di recriminare Karzi. Un posizionamento da parte di Tristana poco felice. Prende danno, inizia a smettere di fare DPS e salta dentro. Non comprendo il perché. Ha ucciso Tinx saltando dentro, ok, ma se devi cercare di posizionarti in quel modo, o vai di salto razzo dietro alla tana del barone, ma quello devi farlo mentre il barone non è sotto aggro, perché sennò rischi di prenderti il danno della porzione posteriore della tana, che è di gran lunga superiore a quello alla porzione anteriore. Purtroppo non è stata una grandissima idea. E Armut, purtroppo, tante delle sue supreme partono... Wait, scusami se ti interrompo. Quello è un rush sul rancore di Serilda per Kalista. What? Allora, capisco l'idea della penetrazione armatura percentuale contro quella composizione, perché comunque hai tre frontline che hanno una tonnellata di armatura. Adesso quando lanci Jarvan sugli avversari li rallenti con la suprema. Beh, sì, tecnicamente sì. Lanci un Jarvan congelato sui tuoi avversari. Quello è strano, quello è qualcosa che vedo adesso per la prima volta e mi incuriosisce vedere. Quindi, ok, lavori immediatamente sulla penetrazione armatura. Decide di non lavorare sui saluti di Lord Dominic. Il rancore di Serilda effettivamente offre più penetrazione armatura percentuale. Ma cerchiamo di giustificare ulteriormente l'acquisto. Perché è un acquisto che decide quindi di non lavorare sugli HP avversari. Beh, in effetti se ci pensi non è che sfrutta così bene il critico Kalista, quindi a sto punto... Might as well, sì, ci sta, ci sta. È la scelta più logica, cioè a livello matematico Kalista non sfrutta bene il critico perché comunque la sua passiva non le fa fare il 100% del danno fisico con i suoi attacchi. Il motivo per cui ha sempre avuto quelle build strane che si basano tanto sull'attack speed, sugli effetti on hit, sulla lifesteal perché vuole sopravvivere tanto a lungo e avere tante lance. Infatti penso che quella MC spada sarà o Angelo Custode o Brama Sangue a questo punto. Brama Sangue, vuoi le barre degli HP extra. Arriva Pantheon. Non nella direzione giusta, purtroppo. C'era il destino di Twisted Fate e arriva adesso Twisted Fate dall'altro lato. E Lioia nel frattempo drago. Corre, Armut è lì sul fianco. Le supreme sono andate, almeno quelle per cercare di tenere sotto controllo la globalità della situazione. 5 contro 5, momento di Aram intorno a questo drago che i Mad Lions vogliono e gli SK ne approfittano per premere mid lane. L'ondata è a loro favore e Lioia potrebbe resettarla. Quello è un orso che corre tanto. Lancia, oh Tritz, bella idea di andare a mobilizzare Lioia perché lui è il membro fondamentale proprio prima del drago. Evocazione del dio della forgia, vanno a cappare Genax, ma Genax è riuscito a battere Karzi e Blu arriva sul fianco per abbattere Azir. Ma sono le lance di Kalista, lei porta la vittoria al team degli SK Gaming. Gli SK Gaming con Jarvan AP support stanno vincendo il game. Pardon, sir, quello è Grumstone Jarvan AP, è una casta nobiliare ben più elevata del banale Jarvan AP. Ed eccolo lì, Genax, felice di fare breccia nella base nemica. Vanno verso le torri del Nexus, Giavellotto vuole amplificare la velocità d'attacco dei propri alleati. Sarà partita! Signore e signori, gli SK Gaming che si portano sul 3-3 fianco a fianco con i Mad Lions, felicissimi! Che performance, che idea!
Oggi stiamo vedendo delle cose molto interessanti. Sei riuscito forse a gufare le draft? Perché hai aperto la giornata di oggi dicendo siamo comunque in 11.2, non c'è neanche Viego, quindi sappiamo cosa aspettarci dai certo, team. Certo, sappiamo Chogat cosa top, aspettarci. German AP, andiamo avanti così, a me va benissimo, sono solo che felice perché per l'Europa... Anche Kalista, cioè non solo German AP, Kalista col Serilda. Cioè Serilda Kalista. Dai. Che da un lato può sembrare semplicemente il voler esagerare dei pick che comunque si sono visti sulle leghe internazionali, ma in realtà voglio dare un contesto a questa mia emozione sulla giornata odierna, perché questo è uno split per l'Europa molto particolare. È uno split dove l'Europa sta cercando nuovamente di innovare il meta molto prima di quanto era abituata a fare negli anni precedenti. È uno split dove vedo l'Europa costantemente up tempo. Abbiamo visto immediatamente appena è arrivata la patch Senna da Quinso, Senna da Kraken, stiamo vedendo Jarvan da Grumstone, stiamo vedendo questi pick che solitamente l'Europa non era così avvezza a provare subito. L'Europa voleva comunque una fase di best of one solida, voleva puntare su pick che non fossero così esotici ed esoterici, ma adesso le cose sono cambiate. Quindi la mia emozione riguardo il vedere questi pick non è solo data dal pick strano, ma è il vedere che l'Europa sta cambiando atteggiamento, vedere che l'Europa sta crescendo. E su team che comunque possono permettersi di osare, ma neanche poi così tanto se ci pensi. Karzy ha fatto meno danno di Kaiser in partita, per fare un esempio di quanto disastrosa sia stata la sua performance con Tristana. Purtroppo penso che Karzy sia stato veramente l'MVP degli SK in questa partita. Tristana che salta in mezzo al fight è qualcosa che di solito troviamo in solo queue, non in gameplay competitivo di alto livello come l'LEC. Sì, non è stata... Non è stata, hai detto la frase completa qui, perché Tristana non deve lanciarsi in quando è in svantaggio o quando è alla pari. Tristana si può permettere quelle cose quando è in enorme vantaggio, quando letteralmente tira tre autoattacchi, guarda la persona, carry goes brrr. E non con comunque campioni dall'altro lato come Pantheon, Twisted Fate e Jarvan, non contro campioni che possono comunque tagliarti le gambe così in fretta, intercettarti a mezz'aria. Un'altra cosa di Jarvan è che è uno dei pochi campioni che può intercettare il salto razzo, bloccare il deposizionamento di Tristana. Quindi da un lato ci ha provato Armut, voglio lodare un attimino di nuovo il top laner dei Mad Lions, perché pur avendo draftato weak side top lane, ha giocato una weak side molto presente. Sulla corsia centrale Azir da pioggia di lame era un'idea, è un'idea che non è stata sviluppata da parte di Humanoid, anche perché sono mancate le risorse per farlo. Ornn stava iniziando a mettere giù i suoi ornamenti, ma non sono stati utili. Avevamo il lamento di Liandry, è uno dei miei preferiti, che è l'esperimento turbo caricato, che suona molto strano, ma effettivamente è il potenziamento del Chem Tank Turbo. Si sono estinti in pochi fight perché morta Tristana non c'era più un DPS valido, finché Azir doveva purtroppo costringersi a zone scomode e non poteva comandare i soldati. Esatto, è quello il problema di Azir. Deve arrivare almeno a tre oggetti per funzionare e poi al quarto diventa forte. Tre oggetti è la sua condizione di esistenza, è il quarto che lo abilita a vincere i fight da solo. Non sei mai arrivato nemmeno vicino a quella situazione. E qui siamo già nei primi momenti di disastro, perché qui Trizza ha iniziato a smurfarla con questo Jarvan. Qui abbiamo visto le uccisioni arrivare inoltre verso la corsia centrale con il destino, quindi è stato il momento in cui gli SK hanno deciso di iniziare a giocare la mappa. Da lì in poi è stato un continuo cercare di inseguirsi, ed è normale, con Udyr tu vuoi inseguire gli avversari, però Karzy, pazzuomo assoluto. Trizza... Guarda qui Karzy, scusami se insisto su di lui, ma guarda qui Karzy. Ah, in mezzo a quattro persone. E poi flasha verso la corsia, muore e non c'è più il DPS per continuare il combattimento. E Karzy qui aveva tutta la gittata per continuare a giocare di DPS dalla backline. Già. Di nuovo Karzy, guarda di nuovo Karzy. In 3, 2, 1. Ragazzi, è arrivato il mio momento, il mio popolo mi chiama, devo saltare in. No, proprio no. Non era in partita, evidentemente è stata una partita dove il dover giocare un early game così sofferto si è esteso poi sulla psiche di tutto il team. E voglio collegarmi alle parole che ha detto prima in intervista Kryze, quanto sia frustrante giocare weak side. Questa è una partita dove tu stavi giocando l'intera mappa weak side, avevi champion che non potevano combattere nelle fasi iniziali con quegli avversari e dovevi solo stare fermo. Per quanto possa sembrare autoesplicativo, stare fermi, ragazzi, in competitivo è la cosa più difficile da fare. Hai l'ansia che cresce che i tuoi avversari possano prendere troppo vantaggio, hai paura di perdere gli obiettivi e a un certo punto questa paura ti porta verso la fine.
E l'unico lato forte, vero e proprio, che esisteva era quella corsia inferiore, che purtroppo è morta a livello 2. Quel tentato ingaggio. Sì, a livello, sì, era a livello avversario. Sì, perché Jarvan ha ottenuto il livello 2 poi, uccidendo Tristana, dando anche il livello 2 a Kalista, e hanno inseguito fino alla morte Irel, ma non è morta, è arrivata sotto torre. Fino alla quasi morte l'hanno Fino alla quasi morte, sì, esatto. Sono state tante azioni giocate benissimo da parte degli SK Gaming. Sì. Si vedeva che avessero un piano, si vedeva che comunque questa strategia Jarvan Kalista fosse una strategia... Vuoi per affrontare i Mad Lions e prendersi questo importante punto in apertura di questa settimana, ma vuoi per mettere giù dei punti esclamativi, perché gli SK Gaming, parlavamo di come le loro voci fossero a volte un po' troppo forti, un po' troppo assordanti quasi tra di loro, oggi sono sembrati un'unità, oggi sono sembrati una squadra compatta, e l'altra peculiarità della loro composizione era Liandry su Nidalee. Beh, e vediamo che cosa ci dicono loro stessi. I Mad Lions sono sembrati più dei gattini carini oggi contro di voi. Prima domanda: ho adorato la bottom lane che avete giocato. E come avete interpretato quella che è una strategia presa dall'LCK? Beh sì, l'abbiamo vista in LCK. È la prima volta che l'abbiamo vista, ci siamo resi conto che sarebbe stata ottima per noi. Eravamo molto confidenti in noi stessi, quindi ha funzionato. Parlaci un pochettino di più, perché hai dato la prima sconfitta a Rell in LEC con questa bottom lane. Parlaci di Jarvan contro Rell, parlaci di perché questa comp funziona per voi come SK. Penso che Rell in generale sia abbastanza forte contro Jarvan, ma contro Kalista vai a creare molte più possibilità di ingaggio, quindi riesci a switchare spesso focus. E in alcuni fight vedevate Rell cercare di controingaggiare contro di me, ma la cosa era molto più riguardo Kalista a livello di matchup che riguardo Jarvan. Beh, ottima scelta da parte vostra, ragazzi. E sono molto intrigata perché abbiamo visto Twisted Fate, Pantheon, la globalità delle vostre supreme. E pensavamo che ci fosse più pressione dalle solo lane, quando in realtà è stata la corsia inferiore a dare il via al vostro team. Parlaci della comunicazione. Beh, volevamo di certo fare più giocate con i nostri solo lane, ma il game è stato stallato un pochettino topside, quindi... abbiamo cercato di muovere Twisted Fate più botside per prendere altre uccisioni. Penso che abbiano giocato molto bene i nostri avversari dal lato superiore, e quindi cercavano di outscalarci, ma alla fine è andata bene. Beh, vi siete adattati, siete stati creativi, e tra l'altro è anche questo il motivo per il quale hai preso il Player of the Game. È la terza volta che lo prendi in 3 settimane. Grazie, grazie, lo apprezzo molto. Vuoi parlarci un pochettino della tua performance? Voglio dire, sappiamo che conoscevi Gesù già dall'LFL, come ti trovi con lui? Siamo un'ottima bottom lane, ci divertiamo a giocare insieme. Per questa partita pensavo che fossimo o io o lui a prendere il player of the game. Quindi cercherò semplicemente di continuare a migliorare lungo tutto lo split. E quindi noi siamo qui ad aspettare per questi miglioramenti. Tritz, grazie mille per l'intervista. Grazie a te. Sì, è stata un'intervista molto di cuore, della serie... Sì, normalmente Rell funziona bene contro Jarvan, ma quando Rell provava a controingaggiare Jarvan, c'era Kalista. Mi richiamava nella mia sfera poké e io ero tranquillo così. Anche perché, come ha sottolineato anche Lore, questa è la prima sconfitta di Rell in Europa. È pesante questo, perché ti aspettavi da parte dei Mad Lions questa super performance proprio su quella bot side. Punirla così pesantemente, ho come la sensazione che per il mental di domani non farà proprio benissimo, però quello concordo. È un futuro che scopriremo soltanto aspettando, dobbiamo viverlo effettivamente. Solo vivendo. Prego, no, stavo... mi ero preso bene. Ok. Quando mi prendo bene non mi puoi fermare. Si era preso bene. Signore e signori, adesso ci prendiamo una brevissima pausa perché vi ricordo ci sono ancora 3 game da essere disputati in questa serata. Ma prima è il momento di un break, è il momento di un KitKat. A fra poco. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! Even the biggest champ needs a break.